Nasce in Valdarno la metropolitana di superficie grazie al progetto MIV, Mobilità in Valdarno, che permetterà di collegare tutti i 10 comuni del Valdarno Aretino come se fosse un'unica area urbana di 100.000 abitanti, con autobus ogni mezz'ora e corsi anche la domenica. L'obiettivo di MIV, Mobilità in Valdarno, è quello di offrire ai cittadini di questo territorio un servizio di trasporto efficiente che si andrà ad aggiungere a quello extraurbano e per gli studenti già attivo, in modo da incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico a scapito di quello privato e migliorare la qualità dell'aria e della vita in questa zona densamente urbanizzata e ricca di attività produttive. È sicuramente un servizio molto innovativo e questo può rappresentare un progetto sperimentale da replicare in molte altre realtà della Toscana. Realtà della Toscana che non sono una città compatta, ma sono una città diffusa come lo è il Valdarno, che è stato possibile e sarà possibile grazie ad una forte collaborazione tra gli enti istituzionali, quindi i comuni, la regione, ma anche tra pubblico e privato, perché il privato si occuperà della comunicazione, della gestione della pubblicità, delle postazioni e delle pensiline che saranno riqualificate, queste ad opera del comune. Questo nuovo servizio partirà nel mese di aprile del prossimo anno e getta le basi sull'esperienza delle circolari del Valdarno, aumentando la frequenza dei bus, prolungando l'orario del servizio e portando numerose migliorie tecnologiche. Avremo veramente tante novità, a cominciare dal fatto di una fascia oraria continuativa di servizio dalle 7 alle 20, nuove pensiline e riqualificazione di quelle esistenti, un'applicazione per consultare gli orari di percorrenza dei mezzi, corse nel fondovalle ogni mezz'ora e nelle aree collinari ogni ora. Quindi ecco, un servizio complessivo estremamente importante che ci deve portare a un cambiamento di mentalità.